Buondì. Allora, lo sai che io ci pensavo che l'amministratore si è un po' ammorbidito ultimamente, non si fa più sentire Più così. giocoso, più Ma magari ci ha preso in simpatia. Cioè, carino, più. alla fine dobbiamo dargli un botto di soldi per Quanto? l'affitto. Un botto. Ma tipo Tipo un sacco di soldi. Però. cifre assai zero. Sì, più o meno, all'incirca sì. Però capito, è gentile, tranquillo, non si è fatto più sentire, discreto, magari ha preso il modus operandi del sud. Magari sì, è Magari diventato sì, capito. invecchiando. Sembrava tanto cattivo, poi alla fine ha visto. Magari è croccante fuori e morbido dentro. Morbido dentro. Che? Aspetti qualcuno? Io no, Monopolata? qualcun altro Monopoli no. Ma non so, prestino. Molto prestino. Posta? 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 Che posta? Ma è tua? Aspetti. No. È tua? Ah. Che è mia? Dai, È un regalo? dai qua. È un regalo? Su poste. Dai, magari te le manda mamma. Dicevi quanto dobbiamo? Botto. Grazie, Moiz. Cosa divertita? In Grazie. Barcellona? Una serata che non dimenticherò mai. Senti un po', ma quel tatuaggio fa sempre in faccia? La ghescia qua sulla guancia che dicevi ieri sera. Ci hai pensato? Io ti ho chiesto un Mi hai chiesto di tatuaggio. fare una ghescia sulla guancia e una lacrima dall'altra parte per ricordarti di No, qualcuno. no, no. Di quella cosa non ne parliamo. Non l'ho mai detta. Non l'ho mai detta veramente, per Sicura? favore. Ok, Sì. No, no, per favore. Sì, detto, no, basta, mi sembrava basta. convinto. Ciao, sono sbagliati i principi, sono arrivati. Oh, buongiorno, tutto a posto, state bene, sì? Raga, c'ho una ghiaccia su una chiappa, però non so bene se vedete qualcosa. Io so. Dai, mo vedo al caffè, non ti devo assire, No, adesso capisco il senso degli occhiali. Cioè, L'importanza degli non ho occhiali. mai capito a cosa servissero Gli occhiali veramente. sono Ci fondamentali. sono dei momenti nella vita in cui non puoi guardare il sole. Ti prego, non mi parlare. Non devi guardare mai il sole, non mi devi mai parlare. Che te giudica la mattina. No, ma secondo Mai. voi una partita Monopoli forse ci aiuta? Che dici? Ci Sì. stai? Vai, metti. Vabbè, raga, divertitevi, lo sapete che io con Monopoli ho problemi. Grazie della serata, alla prossima. Bella Ciao secco. zio. Ciao. Tacchetta, va. Grazie. You what? Vabbè, noi sappiamo benissimo chi è il tuo clan e sappiamo benissimo chi sei, però vorremmo che tu picciassi te stesso, cioè ovvero dacci una breve definizione di quello che Io sono un membro del Truce Clan, un membro fondatore del Truce Clan, perché all'inizio era partita con i Truce Boys, che era il mio gruppo originale, che comprendeva Metal Carter, Cole, Chell, Noyz, Narcos e DJ Kimo. Da questo gruppo è nato un sottogruppo, Truce Clan, che comprendeva un'altra cerchia di persone che si stavano unendo lentamente al nostro gruppo.
questo gruppo ho fondato io, il logo ho disegnato io, è un crew che comunque è nato da un'idea mia di GL, comunque di fare questo sottogruppo. E appunto poi col tempo mi sono trovato a essere uno dei maggiori esponenti di questo gruppo. Comunque il Truce Clan è un collettivo che comprende diversi rapper, diversi movie maker, diversi writers, diversi grafici, cioè, quindi è proprio un network, cioè, È un collettivo, che poi molti non è che si trovano per forza a dover portare in alto la bandiera di questo gruppo, ma volenti o nolenti ne fanno parte, perché comunque avendo collaborato, essendo comunque parte di anche amici semplicemente, comunque gente con cui da parecchio tempo collaboriamo, si trovano comunque a far parte di questo collettivo. Anzi, colgo l'occasione. Ecco, diciamo così. Colgo l'occasione. Facendo i vaghi. Sì, siamo in uscita con il nuovo album, si chiamerà Monster, uscirà a gennaio 2013. Prima di gennaio usciranno un paio di singoli, probabilmente. E parla di me. Anche, parla di tutte le ragazze. Tocca a Luigi. Tocca a Luigi. Io ho tirato una volta sola. Senti, i tuoi testi sono... belli, brutali, violenti, ma questo appunto già lo sappiamo, abbiamo parlato di 3 milioni di volte, eccetera, eccetera. Però la cosa che stupisce è che risultano anche poetici in qualche modo, quindi forme, espressioni appunto anche ben definite. Addirittura c'è un blog dove si parla proprio di questo, di figure retoriche, rap merde tipo, sì, ho visto. Ma quindi tu hai studiato poesia? No, io non ho studiato poesia, ma magari mi sarebbe pure piaciuto. E vi ricordo che la mia professoressa italiano diceva che avevo delle buone doti di scrittura. Ah, sì? L'ha finita. Grazie amico. Intanto prendevi 4. Sì, però diceva che appunto avrei potuto anche fare lettere o cose del genere, filosofia, cose del genere. Chiaramente io mi sono fermato dopo il fatto l'istituto grafico, quindi istituto d'arte, quindi insomma c'era poco a che fare. Però no, non ho studiato così, ci penso parecchio prima di far uscire una cosa, ci lavoro parecchio, a differenza dei morti, cioè dipende, a volte capita che scrivo un testo in studio, me lo ripeto 4-5 volte, registro, a volte capita che ci sta sopra pure un mese, sopra un testo, e prima di registrarlo lo rilavoro. Abbiamo mezza giornata per fare un per un sacco di soldi. Abbiamo finito tutti i soldi di Ilaria. Ilaria ci ha dato i soldi. Io non ho speso una lira. L'hai spesi? No, non li abbiamo. Abbiamo speso insieme. Non è importante. No, come non è importante? Scusa, quanto dobbiamo pensare? Una fracca di soldi. Ho capito. Allora i soldi di Ilaria che fine. Siamo nella merda. Ma allora hai una soluzione? Io ce l'ho la soluzione, ce l'ho pure più di una. Qua ho fatto un business plan, praticamente c'ho la via del cinodromo, dove praticamente c'ho 3 cani strafatti di speed che corrono come, cioè c'hanno i razzi in culo, è fantastico. Che vuoi fa? Va a puntare su di loro? Punti su di loro, a meno che non schioppano. Senti la mia idea. Tutorial su YouTube, l'ho trovato. Metanfetamine, cuciniamo metanfetamine. Ma ti pare? Fidati, funziona. Un giorno un altro ti inventi. Ascoltami, io non me la collo, guarda. Ma la proponi te? Allora, sul classico, puntiamo sul classico. C'è un sistemone per la scuola. Andiamo al bingo. C'è un sistemone che ancora è perfetto. Cioè, me l'ha fatto un genio matematico artistico. Genio matematico. Non voglio andare al bingo, è pieno di vecchi. Ma che cazzo di vai? È sofferto la vita. Sta zitto, sì. Quella delle domande che fanno pipipi. Di che state spettacolando? No, io sto spettacolando di niente in realtà. Così grossi piedi. Anzi, sì, stiamo spettacolando. Di chi? Matteo. Che ha fatto? Ma niente in particolare, Matteo. Come al solito, ha preso donne, no. Lo scolo. Donne, ho preso lo scolo. Capito. Oh, ragazzi, ma i soldi all'affitto li avete dati? Sì. No, cioè i soldi all'affitto, abbiamo preso i tuoi soldi, tutto a posto. No, cioè comunque durante il pomeriggio li stiamo dando, stiamo facendo un attimo quasi di calcoli per fare proprio per far quadrare tutto perfettamente. Abbiamo quasi chiuso, sì. E poi la trazzatina. Date i soldi all'amministratore, lo sapete com'è, quello è matto, Che ne è altro? A me non fa niente, ma voi No, fare con delle persone che siamo vabbè, tranquilli voi. Io non lo so. Va bene, ce l'avete, sì. Come no? Cioè, siamo. Sì, ma entro oggi alle 4 risolviamo tutto. Okay. Tutto quanto.
tutto. Io no. Sistemone. Sistemone. Funziona, oddio. Senti, io ti racconto la su Kijiji. Kijiji. Mm-hmm. Vai. Perché il rap adesso, ma adesso vuoi non vuoi, è comunque il genere che è riuscito a resistere praticamente quasi in 20-30 anni da quando è nato, riuscendo sempre ad evolversi rispetto agli altri generi, che un po' sono morti, come possiamo dire, comunque è indubbio dire che comunque in termini di impatto, cioè il rock ormai è comunque... È un genere che può spaziare e parlare di tutto quanto, e quindi per questa ragione probabilmente le generazioni nuove hanno trovato più sfogo insomma in questo tipo di musica. Due, perché era ora, perché in Italia non, è, cioè, non era ancora esploso il rap, per quanto no. Se ne possa dire. Comunque sono questi gli anni in cui lo vedi in televisione, lo vedi per strada, cioè quando ero ragazzino io, no. E la gente a scuola non si sentiva il rap, adesso la gente a scuola si sente rap. Ma tutti si sentono rap. È vero. Questa è una cosa che a noi ci aiuta, perché comunque ci dà un sacco di persone che ci seguono. 2, 3 e 4. Comunque sì, era pure ora appunto che arrivava anche in Italia questa cosa, e in più appunto, essendo un genere che può parlare di tutto, penso che una persona X che non sa suonare la chitarra, non sa suonare la tastiera, non sa suonare la batteria, la prima cosa che può fare può scrivere un testo. Luigi, no, stai buono Luigi, ma ti sei sicuro che ci alziamo i soldi con questo? Sì, Breaking Bad, l'ho visto su Breaking Bad. Ma quella è finzione, Luigi, ma non è finzione. Ma ti pare che lo devi fare in cucina? È in cucina, dove la devo cucinare, faccio in cucina, cioè. Ho capito, ma guarda che è possibile vedere una situazione del genere. Ragazzi, cos'è questo torino? Ilaria, stavo preparando la cena, Ilaria, non ti preoccupare. Ilaria è una carbonara, però non scendere, mi raccomando. Resta lì. Non devo scendere, sono curiosa di vedervi cucinare. Ila, stai buona, non ti preoccupare, ti chiamo io quando siamo pronti. Con i cristalli si fanno un sacco di soldi, devi stare tranquillo. Ho capito, ma non è possibile una situazione del genere, è rischioso, non si può fare. Ilaria. Sembra carbonara. Perché è una rivisitazione, è un po' particolare. Ma motivo di... Che c'hai? Stai bene? Forse è meglio che torni... Ma sai che ti conviene andare un attimo? Ti conviene, ma dai un attimo... Quanto ne abbiamo? Quasi finito. Oh, Ila. Volta a passo, Ila. Oh, Ila. Te l'avevo detto che prende la maschera pure per lei. Ho capito, ma che c'è? Gli ho detto di rimanere sopra, che sei stupido? Senti, vado a prendere l'adrenalina. Io no, qua non so... Senti, ma l'avvento di internet e quindi poi anche la diffusione di YouTube, quanto ha influenzato poi il Truce Clan? Nel senso, comunque sono usciti tutta una serie di video che se non ci fosse stato YouTube non sarebbero potuti, cioè nessuno l'avrebbe mandato in onda e quindi sarebbero rimasti, no, più... Beh, per noi è stato proprio il nostro canale, internet è stato proprio, cioè non saremmo arrivati dove siamo arrivati sicuramente se non c'era. Anche perché appunto da sempre una cosa che abbiamo cercato di fare noi è i video, quindi i videoclip delle canzoni nostre, essendo comunque tutti fan dei videoclip, della musica in generale, di tutto quello che racchiudeva, comunque era nostro interesse se dovevamo fare una canzone, fare il video bene, partire pure 2-3 giorni di mattina presto, andare a fare il video, quindi cioè noi abbiamo dedicato veramente tanto a questo, quindi penso che è almeno il 50% di tutto il nostro collettivo. Dei video chicca, ma veramente, cioè, ma per dirti tipo, ma anche ai tempi proprio antichi, tipo i video di Gel, no? Cioè, quanto spaccavano i video. Beh, poi io, in particolare Gel, in particolare Carter, comunque tutti più o meno noi hanno una passione per il cinema. Ragazzi! Oh! Uè, scendete?
senti, guarda, stavo a fare un attimo una cosa al volo, puoi salire un attimo te? Dai Luigi, no, sali no, veramente, perdete troppo tempo, ci aspetta. Dai, dai, cazzo, sali su, dai. Dai, Luigi, no, ve prego, su. Due secondi, giuro, due secondi, veramente, un attimo, niente, stiamo un attimo a fare una cosa, al volo, volo, sai, Luigi, sai, sai. Due secondi, veramente, dai, dai, ci aspettano. Sali, dai, 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 su, dai, ciao. Dai, ciao. Ragazzi! Ragazzi, ma che state a fare? Luca, cosa state facendo, ragazzi? Matteo, dai, spiegami. Perché un cadavere? No, no, abbiamo bisogno di soldi. Abbiamo bisogno di soldi. Come di soldi? Ho fatto un lavoretto su Kijiji e niente, lo sto fare il lavoretto. Un cadavere. Due secondi. Oh, ascolta. No, ragazzi. Lo copriamo così. Ma perché? Lo chiudiamo. Ma scusa. Ma poi la carta di Natale, ma che siete stupidi? Oh, ha lavorato da Toys R Us, devi stare tranquillo. Ma la carta di Natale, ma la carta di Natale. Oh, e poi così non si fa un regalo così che lo incarti due volte, certo, deve essere singolo. No, si fa così perché sopra ti metti un regalo. Veramente, cioè, non ho tempo. Ma mia mano, portalo sul tavolo. Palle. Senti Luigi, leva gli scarpe. Leva gli scarpe. Perché? Beh, te venni su eBay, no? Ma è vero, è vero, è vero. Dai, su, hai detto che c'è bisogno dei soldi. Fa pure che cazzo scarpe, vabbè. Apposta devi venire su eBay, dai. Portalo sul tavolo, portalo sul tavolo. Volevo fare proprio una domanda su questa cosa, cioè il fatto che comunque cioè il Truce Clan si sia affermato in un lungo lasso di tempo, no? Una decina d'anni circa comunque, sì. Cioè che è stato comunque un'affermazione graduale, no? Sì. Quanto è importante ritagliarsi la propria nicchia di pubblico, cioè quanto è interessante, quanto è appassionante, cioè rispetto a magari essere lanciati sul mercato e fare il botto e poi si dimenticano. Poi crescere anche sul pubblico. È importante, uno, perché dà la possibilità appunto al pubblico di scegliere quello che vuole. Se una musica non ti è propinata, quindi se non ti è propinata dalla televisione, radio e quant'altro, ma sei tu che devi andarla a cercare, talvolta è pure difficile andarle a trovare queste cose, comunque sia, se vuoi un CD del Truce Clan, i primi 3 CD che sono usciti, il mio primo album è introvabile, c'è gente che se lo vende su eBay a cifre folli, quindi comunque già il fatto che uno deve andare a trovarsi un CD, a farselo spedire da chissà sì, quale, sì, certo. Comunque sia, già vuol dire comunque te, il tuo pubblico, non solo te lo sei guadagnato, ma in più c'ha qualcosa verso di te veramente, no, beh, no, certo che si applica per trovare le cose, certo. Tue che si sbatte, capito? Non è inevitabile che si crea una forma d'affezione. Sono solo sordi a te praticamente in questa partita. Grande. 3, 1, 2, 3. Argabbio, no, in prigione. Senti, ma grandi linee, no? Ci potessi raccontare un po' della vicenda che va visto coinvolti in indagini giudiziarie partendo dal vostro rap? Ma senza entrare troppo, nel dettaglio. Particolare, niente. Chiaramente sono state mosse dubbi e accuse nei nostri confronti, essendo un gruppo che comunque muoveva parecchio, essendo una scena che comunque tra concerti e muoveva parecchio seguito, insomma, di persone, quindi ha destato interesse comunque come ogni forma di collettivo, come ogni forma di associazione, come tu ben sai, viviamo sotto controllo quasi, certo, certo. Quindi qualsiasi cosa che smuove un pochetto più di gente desta pure l'interesse delle forze dell'ordine e di chi per loro. Io vi consiglio di usare l'acido in questo caso. No, aspetta, si era detto prima il dovere, poi il piacere, adesso non ci allarghiamo. Allora, io dico di tagliarlo lungo il piano mediale, no, e no, poi no, procedere per quello, no, sagittale. Io direi di fare tutto quanto così. Tutto quanto così. Okay, fettine piccole. O altrimenti alla Julienne. Lo tagli in due, lo metti uno sopra l'altro e poi scubetti. Pa, come una rapa. Prova a tagliare il braccio un attimo. Piuttosto, raga, mi sa che ci serve un martello. Prima gli spacchi il martello, le ossa. Poi dopo pulisci te. Prima no, gli spacchi io, le ossa. E poi tagli, fare, capito? Cioè, ma non avete visto i fiori? Cioè. Dai, ammazza l'umorismo da me. Faceva ridere. Capito, ma dobbiamo andare via, è tardi. Questo si mette a fare le lo metto il congelatore. Nel congelatore. Sì, dai. E poi che come lo scongelo? Sì, ma che cavolo, che non so cazzi miei. Avete preso appuntamento a me e venite con me. Dai, ragazzi, dai, lo fate dopo. Dai.
Senti, ho visto su Instagram che tu hai un sacco di scarpe, che fai la collezione, soprattutto le Jordan. Sì, non faccio proprio la collezione, me ne compro un numero sicuramente più di quante gliene servono a una persona normale. Delle serie che vai là e dici, voglio questa. No, delle serie che sti bastardi fanno uscire un modello a botta, quindi se tu... Perché lo io so perché seguivo il basket Marcos quando ero piccolo, sì, mo al di fuori da sta moda della Jordan e servono a creare, io come tante persone che conosco... Seguivo il basket quando ero piccolo e quando ero piccolo uscivano questi modelli di Jordan che adesso li chiamano retro. Sarebbero i veri modelli che uscivano quando io avevo 14, 15, 16 anni, che non mi sono mai potuto comprare perché a 13 anni, a 14 anni comunque costavano nei vecchi 100, 150 sì, mila lire. E adesso e comunque costano 160 sia, euro. Vagliela a dire a tua madre, comprami, oppure se gliele riuscivi a spillare un paio sicuramente non era che ce ne devono bastare per due anni. Te potevano 300 mila. Bene, certo, poi comunque essendo scarpe buone, che comunque prima che le sfondi ce ne vuole, comunque li valgono quei soldi, secondo me. Arrivato a un certo punto di vita che me le posso permettere, che se me le posso comprare da solo, chiaramente se vedo quel modello che mi sognavo da ragazzino sugli scomparti non riesco a non comprarmi, certo, capito? Beh, Mari, c'ho 50 paia di scarpe e 3 paia di jeans, però capito? Ognuno ha le fisse sue. Vabbè, no? Sei un po' come la fischella, c'hai le fisse delle scarpe. Senti, no, fermi. Sì. Banda alle ciance, senza che scendi, sono io. Allora, ti do questo. Che sarebbe? No, vabbè, la busta me la riprendo, ti do direttamente questo. Dentro ci sta tutto, soldi, documenti, tutto. Puoi fare quello che vuoi, non mi interessa. E cioè, per che cosa? Per tutto, tutto quello. Adesso siamo pari, va bene? Ma okay. Quindi? Mi sono venuti a trovare i miei amici? Sì. Sarebbe l'affitto questo? Sì. Che bel lavoro che abbiamo fatto. Fammi vedere qua. Festone, sono stati convincenti, sì, no, loro sono bravi, li conosco da tempo. Tra l'altro, fai vedere, quindi abbiamo ancora 8 mesi d'affitto garantito, più 10 sotto, 18 mesi d'affitto garantito, bravo. Sì, se li prendono prima i pesce cani. Bravo, bravi ragazzi. Ragazzi, una cosa, dimmi. I corpi, 6 pezzi, braccia, gambe, torace, testa. Chiaro? Testo. Le braccia vanno in fiume, sì, le gambe vanno in discarica, la testa nel freezer, torace, fondamentale, maiali. Ok? Sì, questo è Luigi che si accolla a ste pratiche, poi a me non mi piace niente. Io sono qua di sopra, cioè basta venire qua, fate un grazie video, io vi do tutti i consigli che vi servono. Ci tengo a voi. No, io ci tengo. Me lo metto in dubbio. Ok. Perfetto. Allora, bravi ragazzi, grazie. Grazie. Capisco anche comunque questo Monopoli nuovo, non è che... Lo so, ma le regole del mercato vanno apprese, cioè il denaro non dorme mai, capisci? Hai ragione. È la carriola veloce. È la carriola veloce. Senti, noi insomma la vogliamo mettere una canzone di chiusura, così ci concentriamo prevalentemente. Canzone qualsiasi. Sì, un brano tuo, rappresentativo. Guarda, ti dico un brano che è un disco che mi sto sentendo parecchio ultimamente, di Tyler, The Creator. Che come no, spacca. Odd Future Wolfgang, e il pezzo si chiama Sandwich, featuring OG Beats, Tyler The Creator, Sandwiches. E la mette Luigi stasera? La metto io. No, la metto io. Mazza, la Tyler The Creator la spacca veramente. Poi la cosa che mette paura questi video pure pischelletti, poi loro sono mega accusati di essere satanisti, hanno un seguito dei, ma è bello proprio lì, anche dei conservatori americani che gli fanno un culo così, analizzano tutte le rime. Non mi ricordo qual è quello di Tyler The Creator, quello con cosa, con che c'è tipo la, che c'ha la blatta, che c'ha la blatta in mano, Yonkers. Oh, devo lavorare con il video, vado a producere.